Ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi ragazzi, recensirò per voi un film del 1993, quindi molto molto recente, molto molto recente, diretto da Tony Bill, interpretato da Marisa Tomei e Christian Slater. Allora ragazzi, in soldoni, detta semplicemente, dico la trama perché non voglio dilungarmi tanto per fare 40 minuti di recensione, che a parte che ragazzi questa trama è abbastanza semplice, il film è semplice, però ragazzi un po' diciamo la lacrima scende. Allora, come genere di film è commedia, drammatico e romantico. Va bene? Il film cosa tratta? Allora, c'è un bambino che è in orfanotrofio, un orfanotrofio di suore. Praticamente questo bambino ha problemi al cuore. E praticamente questo bambino ha sempre problemi anche durante la sua vita, quando è in orfanotrofio, in giro, oppure insomma, quando è piccolo ragazzo e cresce. Praticamente, ai giorni nostri, diciamo, sarebbe nel 1990, 85, perché si parla di solito nel 1960, orfanotrofio dove c'erano le suore. Praticamente, quando cresce, lavora in un fast food, in un bar. Praticamente conosce una ragazza. E non mi ricordo come si chiama, Caroline, lui si chiama Adam. Allora, conosce questa Caroline che lo vede sempre nel bar, che lui fa cameriere, fa le faccende in cucina, così fa le sue menzioni alla cucina, però praticamente lei lo vede sempre taciturno, non parla con nessuno, è sempre affranto nei suoi pensieri, perché ragazzi, andando avanti nel film, praticamente quando si conoscono, dopo una serie di tentativi di avvicinanza, di avvicinamento a lei, perché lui è talmente timido che non parla con nessuno, allora lei tenta un pochino di avvicinarlo, però quando lei lo conosce, gli spiega che praticamente nel suo modo in cui
gli hanno spiegato le suore da come è nato, praticamente è nato con è nato, gli hanno detto le suore, che praticamente lui è malato di cuore, però le suore gli hanno raccontato una storia. Praticamente il grande babbuino d'argento gli ha regalato il suo cuore. Una storia tipo Tarzan, una specie, che lui è nato nella giungla, è sopravvissuto alla giungla. Sì, tanto per raccontargli una storia così, però non capisce neanche lui, perché è stato sempre inculcato dalle suore questa storia, allora lui ha in mente sempre questa storia. Insomma, praticamente nel corso del film entrano nel bar due amici di Caroline, vecchi compagni di scuola, non lo so, non si è capito tanto. Però cosa succede? Praticamente i soldoni, questi due teppisti, praticamente la come si dice? Abusano di lei, in teoria, sì, abusano di lei e alla fine viene soccorsa da lui, però praticamente l'accompagna a casa tutta spaventata perché è stata abusata di lei. Però dopo che lui l'accompagnata a casa sotto il portico, la lascia là e lui va via tranquillamente, silenziosamente, non dice niente. Il giorno dopo gli riporta il giaccone suo perché era freddo. E praticamente alla fine, va bene, e si conoscono tutto il bla 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 bla. Praticamente, ragazzi, alla fine del film lui gli mostra la sua casa dove abita su un piccolo appartamentino con il suo cane, però è talmente da solo che non conosce nessuno, tutto quanto, e vabbè. Praticamente alla fine del film lei la invita, perché gli ha chiesto sempre di andare a vedere una partita di baseball, mi pare, non ricordo, ah no, di hockey. Praticamente vanno a questa partita di hockey e praticamente lui a lei gli fa un regalo, però non lo può aprire prima, lo apre dopo la partita, mentre tornano, dopo quando tornano a casa. Però cos'è la cosa sconvolgente, che la prima volta che l'ho visto questo film qua sono rimasto un po' di merda, che ragazzi è brutto. Praticamente dopo la partita ritornati a casa, però
Quando erano arrivati a casa, all'inizio erano in macchina a festeggiare tutto quanto, però alla fine lui muore in macchina silenzioso. Loro si erano innamorati. Praticamente, l'unica cosa che mi sono indicato, praticamente lui non ha mai visto il corpo di una donna. Lui non ha mai visto un corpo di una donna. E praticamente, si è sentito un po' imbarazzato e praticamente, lui si mette a piangere perché non ha mai visto un corpo di una ragazza e praticamente si erano innamorati e allora lui voleva un po' di contatto fisico. Però grazie a lei ha preso coraggio e praticamente si sono messi insieme tutto quanto. Però alla fine, come vi ho detto, il suo cuore ha ceduto. Niente ragazzi, questo è in soldoni la trama del film. Trama semplicissima. Praticamente, ragazzi, niente, ragazzi, e tra l'altro i due amici, i due ex amici suoi di Caroline, dopo quel pestaccio che gli hanno fatto, cioè, che Adam gli ha fatto per proteggerla, perché durante che gli ha abusato a lei, praticamente nel corso del film si sono vendicati e praticamente gli hanno impiantato un coltello nello stomaco. Praticamente forse è stato lì il colpo che il cuore non ha più retto e pazienza, cioè no, pazienza. Va bene, soldoni, ragazzi. Questo film, se lo vedete, anzi se lo recuperate in streaming, è molto bello nel profondo, perché ti racconta la storia di due innamorati che si sono trovati, però ragazzi, io questo personaggio interpretato da Christian Slater mi ha tanto colpito perché mi ritrovo un po' anche in me, diciamo, timido, introverso, parla tanto con le ragazze, parla poco. Ragazzi, questo è, diciamo, questo è il mio essere, questo è il mio essere. Se devo incontrare, conoscere una ragazza, diciamo, sono un po' il tipo così. Niente ragazzi, questo, in soldoni, questa è la trama che vi ho detto. E niente ragazzi, spero che avete visto fino a questo punto il video. Io ragazzi non sono tanto capace a raccontare un po', fare recensioni di film, perché ragazzi non sono abituato e bisogna avere un po' di verve, un po' di parlantina, però ragazzi cerco un po' di sciogliermi, però faccio fatica. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale.
mi raccomando, niente ragazzi, questo è un film molto, molto drammatico, romantico, e vi consiglio di vederlo, bene, così per strapparvi anche qualche lacrima, anche se è meglio anche se siete insieme alle vostre ragazze, alle vostre muse. Ok, ragazzi, dai, ci sentiamo e ciao a tutti ragazzi, niente, io vi saluto e niente, a posto ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video e noi ci becchiamo alla prossima. Scusate la lunghezza del video. E niente ragazzi, dai, ci sentiamo e ciao a tutti.